Benvenuti a tutti ragazzi, chiaramente la Master League non vi preoccupate che continuerà con il Millwall. Voglio solo fare questo un video ancora su Gran Turismo ringraziando Mario Malandrino 435 che nel video di Gran Turismo 7 avevo chiesto dei consigli, anche il signor Davide che me ne ha dati in privato ed è esattamente più o meno quello che mi ha detto Davide e quello che pensavo anch'io. Mi ha detto sì, devi fare le patenti 1/15, è esattamente quello che hai detto, devi fare anche il menu caffè che ti propone lui, almeno fino a quando sblocchi concessionaria messa a punto online. Insomma, all'inizio devi seguire quello che ti dice per sbloccare e capire il gioco nelle sue parti. Buona fortuna, grazie Mario. E io ti ho risposto col pollice in su sotto il tuo commento, come faccio anche su PES a chi commenta, ok? Chiaramente non siete obbligati a commentare, non siete obbligati insomma, a lasciare like. Ringrazio come sempre tutti perché ho fatto 19 visualizzazioni, quindi per me va bene. Cioè, poi vi ripeto, il mio canale è un canale che non vuole assolutamente guadagnare nulla. E boh, tutto qua. Quindi adesso io vi faccio vedere un attimino. Andiamo di nuovo su, magari io ieri ho preso delle patenti perché ve le faccio vedere. Io ieri ho preso queste qua, vedete? Ho preso l'argento qui, il bronzo qui, l'argento, argento e adesso dovremmo fare questo che è la prova sterzata con la famosa 112, e allora andiamo subito a provarla, ok? Vediamo se riusciamo a stare nei tempi, prendere l'oro, chiaramente mi hanno detto che ti dà macchine più potenti, però anche prendessimo, l'importante è stare nei tre tempi che ti danno, oro, argento e bronzo, perché se no le devi sempre rifare. Quindi adesso facciamo un 10 minuti di Gran Turismo. Facciamo un pochettino così alterniamo anche un po' su PES e vi guardate un po' tutti e due, ecco insomma. Abbiamo questo pilota di Gran Turismo, questo è un pilota esistente, B5 e basi sterzata 3, guiderai lungo una serie di curve consecutive, trova il ritmo giusto per le sterzate, usa tutta l'ampiezza della pista. Vediamo, allora, 14.300 per il bronzo, 13.400 per l'argento e logicamente 13, mamma mia, per tosto prendere l'oro. Vabbè, dai, ci proviamo anche perché la macchina non è che sia che veloce, eh. Mamma mia, la 112, io l'ho avuta, gran macchina. Buona. Buono. Al pelo non prendevamo l'oro, al pelo non prendevamo l'oro. Riproviamo un'altra volta, vediamo se riusciamo a prendere l'oro per un pelo. Mamma mia, nuovo record! Mamma mia! Lo provo ancora una volta, ragazzi, l'ultima. Ma perché la macchina non è potente, perché se no lo prenderei l'oro qua, eh. Non è difficile questo. Va bene, dai, ok, questa l'abbiamo presa, dai, non riusciamo a prendere l'oro, non importa, che bellina sta macchina qui, io l'ho avuta al 112, madonna, tanta roba. Bene, abbiamo preso un oro e un bronzo e un argento, quindi direi che va proprio più che bene. Andiamo a farne un'altra, abbiamo le ricompense, andiamo quasi a 80.000 crediti. Insomma, maratona al volante, anche di quello stiamo salendo. Sono cose non importantissime, però che alla fine conteranno. Quindi abbiamo preso questo, vedete, tutto argento e adesso attenzione qui, abbiamo ancora tante tante da prendere di patente, esame finale, sarà tosto quello lì, vabbè,
Dai, facciamo anche questa. Poi ci salutiamo e ci fiondiamo su PES. E perché oggi sono in permesso, però devo andare a Torino che ho un po' di commissioni, un po' di cose mie personali da fare, devo andare anche a un colloquio di lavoro, ma speriamo in bene. Che se uno può cambiare in meglio è sempre un bene. Comunque grazie ancora Mario, grazie signor David, grazie a tutti per le visualizzazioni sul Gran Turismo. Se è così ve lo porto, se vi piace. Non sono un gran pilota di giochi di guida, ve lo dico. Base sterzata 4, fronterai gli stessi tornanti consecutivi di B5, ma con auto più veloci. Oh, andiamo a vedere che bestiolina che ci sarà qua. Beh. Porca troia. Bronzo, noi riproviamo, facciamo almeno 2-3 volte, dai, vediamo. Non è difficile, bisogna solo avere la mano. Ah, sono andato fuori pista, peccato se non lo prendevamo. Non è facile, sono. Vai, guida, Gran Turismo è giocabile col pad, eh. E siamo andati di nuovo fuori pista. Non importa. Io riprovo. Ragazzi, se no ci teniamo il bronzo, va bene uguale. L'importante è farle le patenti, non è. Dio bastardo, sta curva di merda. Non è che te le fanno facili, eh. Ci mancherebbe ancora. Va bene così, dai, usciamo, boh. Facciamone ancora una. Va bene il bronzo, dai, va bene, va bene, va bene. L'importante è prendere una coppa. Usciamo. L'importante è prendere crediti. Benissimo così. Sterzata, vediamo. Facciamo ancora questa, ragazzi, poi basta, eh. Non voglio fare video troppo lunghi su Gran Turismo. Qualcosina porterò, non totale, non tutto, però qualcosa si porterà. Più che altro quando sbloccheremo poi tutto, che c'è le gare da fare, allora quello sì che. Adesso vi faccio un po' vedere così. Perché le patenti bisogna, purtroppo bisogna prendere, almeno quelle basi le devi prendere tutte, poi le altre, quelle più forti, quelle lì se sono difficili, lasciamo stare. Allora, B7, basi sterzata 5, qua affrontiamo le basi della frenata per le curve. Si focalizza sulla frenata, devi ridurre la velocità prima di entrare in quel tornante. Trova il momento giusto per premere il freno. Va bene, proviamo. Passato questo test, boh, siamo a posto, andiamo avanti, non miriamo più in alto, va bene così ragazzi, quindi niente, queste l'abbiamo fatta anche, ne facciamo due o tre per mattina e va bene così. Adesso se volete facciamo una gara così almeno andiamo fuori. Questa macchina mi piace molto,
anche quella di prima, sono macchine che bisogna, tanto siamo quasi 80.000 crediti e questo è buono. E abbiamo, ci mancano una, due, tre patenti, poi va bene, dai, abbiamo fatto dei buoni risultati, non me lo sarei mai aspettato. Andiamo indietro, facciamo una piccola gara, vediamo cosa ci daranno di fare. Possiamo rifare anche quelle che abbiamo sempre fatto, però cioè, andiamo anche a vedere un po' altro, dai. Delle tre auto che ho io, quella che preferisco sempre quella rossa, chiaramente. Dunque, qui dobbiamo andare a finire, se non sbaglio, i circuiti, questi qui. 1, 2, 3, 4. Forse dobbiamo fare questo. Il lato est al contrario. Facciamo questo, facciamo sempre le 19. Chiaramente andiamo più su con livello di difficoltà, così ci dà più crediti. E poi ci salutiamo, facciamo questa gara singola, poi ci salutiamo. Come macchine, come giudizio di macchine, direi che insomma, tutto sommato sono tre macchine buone. Chiaro che secondo me bisognerebbe elaborarle un po' perché vadano di più, magari mettergli più cavalli, però adesso in questo momento si può fare nulla perché qui è tutto da sbloccare, quindi un casino. Vabbè, se ci riusciamo. Poi ci tuffiamo su una partita di Master League. Allora, noi in posizione dove siamo? Si può sapere? Quindicesimi ci fanno partire. Numero di giri 3. Partenza lanciata, quindi attenzione. Questi qui li potete rifare quante volte volete. Cercare di arrivare almeno, ma arrivassimo primi sarebbe aia, sbagliato io la curva. Questo non so se è un circuito di Formula 1, ma non mi sembra. Sì, riconosco sta discesa con la curva giù in fondo. MotoGP sicuro. Ma a me le moto non mi piacciono, fanno proprio cacare. Non sarà facile arrivare nei primi. Abbiamo questo gruppo folto che spero di riuscire ad arrivarci, attenzione qua. Abbiamo tenuta bene perché ha cercato di buttarci fuori. Ma siamo al secondo giro, siamo decimi, è tosta, arrivare davanti è tosta. Miriamo almeno ai primi tre posti, al terzo posto, vediamo se riusciamo ad arrivarci. Questa macchina non è male. Un po' una guida non tanto scorrevole, ma non credete che sia facile, guardate che non è facile fare questo gioco, vi sembra facile, ma quando ci saranno poi macchine più potenti tenerle in pista è tosta. Il record sul giro, comunque si guida benissimo, non è dei Tirelli sicuramente, schifo di gioco, madonna.
Non ce la facciamo, no, sono più veloci davanti. Vabbè. Siamo arrivati quinti, vabbè dai, non è malvagio. Prendiamo lo stesso giro più veloce, 1.08.67, ricompense comunque, vabbè, prendiamo, sfondiamo gli 80.000, va bene così, va bene così. Usciamo. E usciamo, no, non ho voglia di riprovare lo stesso circuito 2 volte. Allora, adesso è un po' assurda la cosa. E niente ragazzi, io direi che per oggi è tutto qua. Spero che vi piaccia, insomma, non sono un gran pilota, ripeto, non ci voglio neanche essere. Andiamo a vederci il prossimo 1, 2, 3, 4, 5 e dobbiamo fare ancora questo. Ok, va bene. Questa gara non la possiamo fare perché abbiamo bisogno delle gomme. Va bene, ragazzi, ci rivediamo in un altro momento. Io torno nel menu. Vi saluto e grazie a tutti. Adesso si torna sulla Master League con il Millwall, perché a me quel gioco lì piace tantissimo. Ciao ciao!